Buongiorno, voi che la mattina, siamo in un nuovo video e faremo un assunto serio in questo video. Vi parlerò degli umani, dei serpe, dei rettiliani, di una specie di aliena, una specie, un alieno che secondo me è molto pericoloso. Ed è assieme a noi, molto probabilmente anche in questo momento. Adesso pensiamo a una faccia stilizzata. Molto bella, vero? Beh, ma se facciamo, se allunghiamo una linea in su dalla bocca, poi una in giù e facciamo aspetta un attimo un serpente con braccia, un serpente con braccia, cosa vorrà mai dire? Beh, dato che io vado a scuola, so che i serpenti sono dei rettili. Poi con le braccia. Coincidenze? Mi sa di no. Poi pensateci bene. Se noi facciamo così, che sarebbe la lingua del serpente, potremmo fare un'altra faccia. No, però potremmo. Ah sì, potremmo fare la faccia di un piccione. Ecco. Vedete che c'è la faccia di un piccione? Questo significa che i rettiliani hanno fatto una alleanza assieme ai piccioniani e che vogliono dominare la Terra insieme. Poi notate bene, Donald Trump, pensate bene a Donald Trump. E adesso, aspettate un attimo, Anzi, no, non pensate a Donald Trump, ma pensate al diavoletto. Secondo me anche i demoni hanno fatto un'alleanza assieme ai rettiliani e ai piccioniani. Perché guardate attentamente. Vedete la serpente? Ecco. Adesso lo vedete in un'altra forma. Anche queste non credo siano coincidenze. Eppure, secondo me è tutto un complotto. È confermato, c'è scritto qua. Aspettate, guarda. Ecco, c'è scritto qua. È tutto un complotto. Perché c'è scritto qua nei documenti dello Stato americano? Questi sono documenti, non li ho di. Questo qua è un disegno che ho fatto io sopra i documenti. Quello sopra è un documento. Non l'ho scritto io quello sopra. Non l'ho scritto io. Non l'ho scritto io. Adesso, notate bene una cosa. Notate questo gattino. Voi direte, è un semplice gattino. La faccia di un gattino. Ma no! No! Sapete perché? Sapete perché? Ve lo mostrerò adesso. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove. Adesso ha nove code.
Ciò cosa indica? Un felino a 9 code. La volpe a 9 code. Questo c'entra con Naruto. Adesso, se togliete Na. Ok. Senti, lo faccio così. Rimane Ruto. Che se mettete. Se mettete una T in più, uguale. Rutto. Adesso, qual è la famosa frase che viene. No, qual è la famosa parola che viene prima del rutto? Potere. Potere del rutto. Potere del rutto, è scritto qui, qui, non sono blasfemi. Potere del rutto. Questo cosa significherebbe? Che Giorgio Cappello di Paglia ha qualcosa a che fare con tutta questa storia? Oppure che potere è quello che hanno quello che ha Donald Trump. Che poi viene rubato dai rettiliani. Adesso, se notate bene, questo qua è un gattino. Ma se lo giriamo al contrario, se lo giriamo al contrario, niente. I rettiliani, ecco. Adesso avrei finito dopo i rettiliani, però voglio arrivare a 10 minuti, quindi faccio vedere qualcosa. Sì, aspettate un attimo. Aspettate. Aspettate. Ah! Ho appena incontrato un rettiliano, raga. Questo qua è per non farmi prendere il cervello. Adesso sono riuscito a prendere uno dei suoi figli. Non me lo tengo perché sennò mi prendo il cervello. Sono riuscito a prendere uno dei suoi figli. Così possiamo fare degli esperimenti su di lui. Guardate. I rettiliani. Cuccioli di rettiliani. Sono riuscito ad immobilizzarlo con il mio. Il mio nunchaku rotto. Adesso facciamo degli esperimenti. Quanto pare si fa prendere, anche perché è immobilizzato, però non credo che mi serva più. Adesso vediamo se la sua pelle è dura e molto resistente. Sì, è molto dura e anche molto elastica. Questo significa che un colpo a colpo contro di loro sarebbe fatale per la vita umana. È molto dura. Non so come potremmo riuscire a vincerli. I militari non sanno cosa fare. Ci rimane solamente sederci in un angoletto e cominciare a piangere. Oppure giocare ai videogiochi. Oppure fare video su YouTube come faccio io. Che ormai adesso sono tutti YouTuber. Quasi tutti. Non c'è niente da fare. I rettiliani stanno arrivando. Assieme a. E se incontrate questo simbolo. Aspetta che metto in pausa. Se incontrate questo simbolo, chiamate il numero 0001111 2 2 2. Erano 9, giusto, i numeri per. No, 7 3 3 3 no, 3 3 3 4 2 2 3. Ecco.
Ai cavolo, mi hanno infettato con i germi dei rettiliani. Ecco, adesso dove sei? A posto. Chiamate questo numero. 000 111 2223. Ricordatevi, 000 111 2223. Questo video di cospirazioni è finito qua. Molto presto ne farò altri, immagino. Immagino. Ciao. Scusa, volevo fare una roba figa. Ciao.